Io sono ancora qua. Microfono in mano, l'accento non è romagnolo ma romano. A cantare non è Vasco Rossi, ma il derby della capitale. Non sono trascorsi nemmeno 4 mesi dal giorno domini 26 maggio 2013, che già è tempo della prima stracittadina post Lulic. Da quel momento tutto è cambiato. La finale di Coppa Italia è uno spartiacque che separa il prima dal dopo. Niente più come prima. Dalle parti di Trigoria c'è chi attende la sfida di domenica come l'occasione della rivincita. Forti del primato in classifica, punteggio pieno dopo 3 giornate, giocatori e tifosi sentono odore di riscatto. Dopo 2 anni a bocca asciutta e lonta subita nella finale di Coppa Italia. Ma laziali invece come vivono questo derby? Perché esiste ancora? Rispondono i più spavaldi, quelli per cui la Coppa in faccia ha scritto la parola fine al film delle stracittadine. C'è chi recrimina ironicamente di rivolere indietro il gusto della vigilia, delle notti insonni passate a immaginare un gol sotto la sud. È come quando assisti al concerto della tua vita e ti accorgi che hai raggiunto il vertice massimo della goduria. Dopo tutto il resto è noia. Il derby è sempre derby, replicano invece i custodi gelosi, i templari di una sfida che, 26 maggio a parte, è destinata a rimanere eterna. Il bonus è ghiotto, battere la Roma significherebbe apporre la ciliegina sulla torta a forma di Coppa Italia. E se dovesse andare male, c'è sempre dell'alzata in faccia buono come specchio riflesso per qualsiasi spottò. Discorsi questi che non valgono per Petkovic e i suoi ragazzi. Domenica all'Olimpico si gioca uno scontro diretto per l'Europa. 3 punti che valgono oro indipendentemente dal colore giallo-rosso delle maglie avversarie. Basterebbe questo a dare la carica a Klose e compagni, trovarsi di fronte gli eterni rivali può solo che aumentare le motivazioni. Prima però è Legia Varsavia, ammonisce Mr. Vlado. Già perché giovedì la Lazio ricomincia il suo cammino in Europa League. Il tecnico di Sarajevo non vuole distrazioni contro i polacchi e esige solo i 3 punti. Il turnover però è una tentazione troppo irresistibile per non assecondarla. Non saranno pochi cambi di formazione rispetto al Chievo, soprattutto a centrocampo. Biglia e Gonzales già scaldano i motori. Allora ecco che il derby può attendere, ma fino a un certo punto. Con la consapevolezza che, come un diamante, il 26 maggio è per sempre.